Liberi. Puoi dirlo forte. Nessuno ci ridarà questi 2 mesi, ma è bello. Siamo a un passo dal tornare a casa. Quando sarà? Stanotte. Andiamo ad Akatsuki a uccidere Chris Hackett. E così sono arrivata qui, al campo. Ho lasciato Max sull'isola. Mi sembrava fosse il posto migliore, con tutta quell'acqua intorno. È tutto. Questa è la mia storia. Beh, non parlate tutti insieme. Aspetta. L'isola, cioè la nostra isola, quella sul lago. Sì, perché? Beh, perché Jacob è... è andato lì a cercare Emma e non è ancora tornato. E nemmeno lei. Oh, merda. Beh, se non sono andati in giro a ficcare il naso dove non dovevano, staranno bene. Ficcare il naso dove non devo è il secondo nome di Jacob, Cristo. Ah. Dopo che ci siamo visti in piscina, dopo che ho sparato a Chris, sono tornata all'isola pensando che Max fosse di nuovo normale. Ma... Max! 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 Quindi il licantropo che ho ucciso non era Chris. Quello non era un licantropo, era Kaylee Hackett, sua figlia. La cosa a cui ho sparato non era una ragazza. A meno che, forse, non sia tornata normale dopo che le ho sparato, mentre ero sull'isola. Aspetta, però...
Come mai Max non ti ha uccisa lì? Ci ha provato. Sono scappata. Deve finire qui. Non abbiamo molto tempo. Piace il mio odore? Forza, dammi un morso. Andiamo. Imbecille d'un animale. Lasciatemi! Cazzo, mollatemi subito, lasciatemi! Liberatemi, ok? Giuro, non l'ho fatto apposta, vi prego! Vi prego! Perché diavolo non mi rispondete? Volete dei soldi? Sì, mio padre ha molti soldi! Una marea! Beh, non proprio, ma può procurarseli, forse! Vi prego! Lasciatemi andare, vi prego! Mi dispiace tanto! Oh Cristo santo! E fanno due, Bobby. Che ratto impiccione che sei! Perché ficchi il naso dove non dovresti? Non credere a tutto ciò che senti. Comunque, eccoci di nuovo. Vediamo cosa mi hai portato stavolta. Il carro. Alle redini di un carro ci sentiamo tutti più al sicuro. In controllo, contando sulla determinazione per fare le nostre scelte, valorosi, ma alcune volte sciocchi. Molti cercano rifugio nei carri, ma probabilmente in certi casi non sono così al sicuro come pensano. Ecco la stessa domanda di sempre. Mi permetti di mostrarti di più? Mi vedrai ancora un paio di volte prima che la notte finisca. Io ti aspetterò, fin tanto che tu seguirai la giusta strada, ovviamente.
Dov'è Chris Hackett? Zitta! Wow, grazie. Ragazzi, ha ammazzato Kaylee! Ma ne abbiamo già parlato! Caitlin, che faccio? Oh, wow, guardati, tu sì che sei un vero leader. Chiudi il becco! Ah, no, io qui non mi mischio. È tutta tua, bello. Ma pensa a quello che è successo stanotte. Non dico altro. Anche al corpo nel lago che ha visto Jacob. Ah, giusto. Datemi retta. Quelle persone non sono chi credete che siano, giuro. Aspetta, hai sentito piangere una donna? Mentre fuggivi? Sì. Cosa sai? Ancora quella storia di fantasmi, Caitlin? Non c'entrano i fantasmi. Si tratta di mostri, sono veri, e voi ci siete dentro. Quel braccialetto. Che cosa fai? Provo ad aiutarvi. Nel peggiore dei casi, con questo almeno ci si può difendere. Può ucciderli? Davvero? Sì. E come faccio se è Nick? Come ho detto, nel peggiore dei casi. Ryan, abbassa quel coso prima di fare danni! Su. Allora, dove vive Chris Hackett? Quando non è al campo, intendo. E perché dovrei saperlo? Perché voi siete i tutor, no? E siete stati qui 2 mesi. So che non è nella cantina e non posso continuare per sempre a cercarlo nel bosco. Mi serve una pista iniziale. Io partirei da quella casa inquietante oltre il bosco. Dai! Cosa? Senti, forse c'è un altro modo. Non ci hai mai pensato? Ho passato il mio ultimo mese a non pensare ad altro. Senti. Quando sorgerà il sole dovrò aspettare fino alla prossima luna piena. Così anche Max e tutti gli altri che ha morso. Questo non è un problema nostro. Prova a chiederlo ai tuoi amici nel bosco. Ti sei scordato di Nick? Ok, avvicinatevi di più e vi laviamo. Ryan, usciamo da qui. Non c'è più tempo. Se non riesco a trovare Chris Hackett, molte altre persone potrebbero finire male. Vengo con te. Cosa? Già, stavo per dirlo. Ti dimostrerò che Chris Hackett non c'entra niente con questo. Ci ha detto lui di rimanere al chiuso stanotte, al sicuro. Chi se ne frega? Chi se ne frega tu? Finiscila. Bene, fai come diavolo ti pare. L'hai visto con Nick? È stato morso. E andrà tutto bene. L'auto della polizia è rubata. Dov'è? In fondo al lago. Perché? Era un'auto della polizia rubata. Provate a sistemare il furgone. Trovate un posto sicuro. Quanto ti rimane? 1 ora o 2. Non lo so. Non sembra una scienza esatta. Allora sbrighiamoci. È la strada giusta? Credo, sì. Credi o sei certo? Per chi mi hai preso per una guida? Scusami, ci sei mai stato prima? Ecco, no. Seriamente? Ne so tanto quanto te.
E conosci bene Chris Hackett? Mr. H? Credo di sì. Come credi che sia la strada giusta? Quando sono arrivato al campo avevo dei problemi seri e Mr. H mi ha aiutato. È un bravo uomo. Tu non lo conosci? Non sai niente di lui. Ok, ok, cazzo. Che lecchino. Perché fai così? Potrei chiederti lo stesso. Che intendi? Dimmi, perché sei qui? Non voglio che tu lo uccida. Non lo voglio neanch'io. Io devo uccidere un licantropo. E sia dal caso che lui lo sia, purtroppo. Invece no! Invece no. Gesù Cristo. Eccola, casa Hackett. Quindi vive in una casa di campagna con la sua famiglia di zotici di campagna nella campagna del culo del mondo. Che posto è? No, ma ci vive sua madre, credo. Mai stato, ma... Se cerchiamo risposte, beh, credo convenga iniziare da qui. Ok, ma come ci entriamo? Che intendi? Come entriamo nella casa? Questa è una bella domanda. Forse non si può. Senti, capisco che Chris sia tuo amico. Se ci fosse un altro modo, io te lo direi. Certo. Sì. Laura, Chris è un bravo uomo. Qui non si tratta di buoni o cattivi, Ryan. Ma come fai a non avere dubbi? Se adesso do ascolto alla coscienza e mi faccio frenare dai dubbi, sarà molto peggio per tutti. Credimi, se hai un'alternativa, io ti ascolto. Dove stai andando? Il tempo stringe, ricordi? Deve esserci un'altra via d'accesso. Ti ho preso! Sta per cedere! Cazzo! Stai bene? Laura! L'acqua! Insegue il tuo odore, ma l'acqua pura teme. Oh mio Dio, Laura! Gesù, Maria e tutti i santi! Aspetta un po'. Ma che fai? Calma, guarda. Che occhi grandi che hai, nonna. Non ci credo. I miei occhi sono gialli. Definisci gialli? Cazzo. Ci rimane poco tempo. Sarà qui dall'epoca della vecchia cava. Può darsi.
Hai sentito? A lei. Chi? La strega di Hagatz Quarry. Forse vuole scacciarci. O guidarci. L'avranno sentito? No, è impossibile. Questo posto non è per nulla a norma. Beh, se la norma impone che tutto quanto debba cadere a pezzi, direi che è perfetto. Dai, forza, muoviamoci. Ciao. Oh. Attento, Cristo. Cosa di posto è? Oh, cazzo! Mi è venuta un'improvvisa voglia di hamburger. Sei inquietante. Oh, cavolo, è alto. Wow. Tu credi che qui, con noi, ci possa realmente essere qualcos'altro? O è così o questo posto non è abbandonato come pensavamo. Scende parecchio. Oh, e se uno è già dentro? Hai ritrovato il senso dell'umorismo? Insomma, che tipo sei? Che vuoi dire? Quell'aria misteriosa e perennemente annoiata non si sposa con quel sentore di adoro il direttore del campo. Quindi non rientro nei tuoi parametri, intendi questo? E in quali rientri, allora? Niente, fa niente. Fai sempre così? Come? Cominci una conversazione e poi ti ritiri immediatamente dentro al tuo guscio. Magari non mi va più di parlarti. Oh, wow, che fascino. Aspetta che indovino, sei single? Sì, perché? No, niente. Di qua, c'è una luce. Oh, cavolo. Puoi sempre rimanere qui, come vuoi. Qualcuno mangia molti spinaci. Allora, vuoi entrare prima tu nella bella galleria che cade a pezzi o vado io? Interessante. Attenta.
schegge. Grazie, sto bene. Ci siamo imbucati alla festa. Alcol, del proibizionismo. Qui contrabbandavano rum. Quindi le bottiglie hanno almeno 100 anni. È ancora buono. Buono? Direi vintage. Gli Hackett erano contrabbandieri. Ci sta. Avranno iniziato quando è chiusa la cava. Forza, torniamo al presente. Dici che ci siamo? Non saprei, mi sono completamente perso. Anch'io. Andiamo. Che diavolo è successo? Un po' colpa mia. Ho avuto uno scambio con uno del posto. Cazzo, Caitlin, è tutto distrutto. Dovresti vedere lui. Come staranno Emma e Jacob? Credo bene, spero. Non andiamo a cercarli? Aiutarli? Per me è la cosa migliore... La più responsabile è cercare aiuto. Già. E poi torneremo per loro. E Nick? E Nick. Fermo. Che c'è? C'è qualcosa dentro. Non lo so. Cos'è? Io... Jacob! Emma! Ma stanno... Apro la porta. Io non lo farei. Mi ha accecato! Ehi, siamo noi! Cazzo! Brucia! Brucia! Io... Mi dispiace! Dylan, mi spiace, scusami, cazzo, non pensavo fossi così! Dylan, pure! Non è al peperoncino! Che? Deodorante! Già! Ho trovato soltanto quello. Rinchiusi alla stazione di polizia. Assurdo, eh? Per tutta l'estate, mentre ce la spassavamo alla grande... senza sapere. Cavoli. Ok. Puoi ripararlo? No. Mi mancano dei pezzi. Tipo la spazzola rotante. C'è un deposito qui vicino. Quindi puoi ripararlo? Beh, non te lo prometto, ma questa è la nostra speranza. Mi sembra un po' azzardato. Dylan, e dai, su, mi servi. Servi a tutti. Va bene. Ok, ancora una volta Dylan affronta un pericolo mortale per i suoi amici del lavoro. E noi che cosa dovremmo fare? Ok, va bene il furgone, ma non è esattamente Fornox. Beh... C'è una cantina sotto la baita. Lì sarete al sicuro per un po'.
Ok. Abby, vieni con me. Auguri. Cos'è stato? Eh? Cos'è stato? Oh, niente, abbiamo ospiti di sotto. Basta con gli spargimenti di sangue. Silenzio. Tu fa silenzio. Shh. Di qua, forza. Cavolo. Poverino, che testa aveva? Chi è Bobby? Attento! Tutto ok. Jacob! Ehi, sono Ryan. Cristo, che ti hanno fatto? Non farlo. Porca troia. Ok, devi tirarmi fuori. Come? È elettrificata. Ascolta, c'è un pannello laggiù nell'angolo con gli interruttori, ok? Ho visto questo tizio, quello del bosco, che lo usava. Perché sei qui, Travis? Non stai fuori con gli altri? Come dicevo, è tutta la notte che badiamo a quei ragazzini. Ma... Beh, Kaylee... è morta. No. La stanno portando qui. So che ti manca qualche rotella, ma non può morire quando è in quello stato. Proiettile d'argento. È morta, ma... No.
profanazione. No. No, no. No, no. Non mia nipote. La mia unica nipote. La mia Kaylee. La mia piccola Kaylee. Stupido pezzo di merda. La mia piccola Kaylee. Maledetto. Che gli hai fatto? Ti hanno morso? Ma è pazza! Ferma! È lui! Pensaci, perché lo chiuderebbero in gabbia? E allora chi diavolo è? Chi diavolo è lei? Lei sa cosa fare. Hai già sbagliato una volta, potrebbe essere Nick. Il tuo amico? Ehi, sentite, ok? Hanno detto che avevano già preso due di noi. O qualcosa così. Chiunque sia, non uscirà da qui. Ricorda? Niente più errori. È promesso. Sì. Ryan! Ryan! Devi tirarmi fuori! Sul serio, dai! Allora dimmi com'è che avevano un proiettile da l'amico, l'hanno rubato! Me l'hanno preso! Tu, razza di idiota! Ma... Tu, lurido pezzo di merda schifoso! Va via, va via! Sparisci! Sono vicini. Ok, ok. Ok. Guidami. Ok, allora. Ora devi aprire la mia porta e quella porta. Ma di certo non quella. Oh, grazie, detective. Ehi, fanculo, ti sto aiutando. No, fanculo tu, io sto aiutando. Taci. Ok, c'è un pannello. Su quel muro laggiù, una scatola, più o meno. Usa gli interruttori per isolare le gabbie. Ok, resta qui. Ok. Ok, ben fatto, ora quella centrale, non sbagliare. Posso farcela, posso farcela. Concentrati, bravo, così. Oh, mamma. Sei inguardabile. Grazie, cavolo. Tutti gli altri? Jake. Emma non c'era. Non so dove sia. Dovresti raggiungerli. Attento, vengo dalla miniera. Non so se si può risalire. La mia nipotina, la mia Kaylee, la mia Kaylee. Quindi tu hai tenuto quegli stramaledetti Tutor nella tua cazzo di prigione per 2 mesi interi, giusto? E ora vieni a dirmi che invece di ficcare un proiettile in ognuna di quelle luride testoline di cazzo, tu hai dato loro i tuoi proiettili d'argento e loro hanno ucciso la mia Kaylee, è questo che intendi? Basta spargimenti di sangue, l'hai detto tu. Oh mio Dio, non conta più niente ormai. Ma
Se fossi stato io, o... O Bobby. Allora? Era la tua famiglia. Un bravo ragazzo protegge la famiglia. E tu non lo sei. Potessi tornare indietro... Lo farei in un secondo, ma non posso. Io non riesco a capire perché non hai sistemato il problema quando avresti potuto. Sistemato il problema? Ma ti senti? Sì che mi sento. Sono vecchia, ma non sono sorda. Sono un poliziotto. Oh, quindi ora sarei cieca, coglione! Sono cieca. Vai in giro con quel distintivo come se valesse milioni. Ce l'hai solo perché Hank è morto in quel rogo di zingari. Ma... Niente ma! Non provarci! Ora siediti, ti prego. Non darmi ordini! Ti prego! E non andare in giro credendo di essere migliore degli altri, perché non lo sei! Per favore, siediti! Non dirmi cosa fare! Tu! Pezzo di merda! Sì? Ma... manda giù Bobby. Her beauty is a tiger. Be careful, make sure that she doesn't bite. Her beauty is inside her. That's why I need to find the key tonight. When I say yes, you say no. Rieccoti, ti sono mancata. Spero che tu mi abbia portato altre carte. Diamo un'occhiata, ti va? La ruota della fortuna. Dopotutto, la fortuna è solamente un giro di ruota. A volte bisogna correre il rischio. Il karma opera per vie misteriose, ma aiuta coloro che prestano attenzione. Osserva da vicino. Sebbene la ruota giri, uno sguardo acuto può dire dove si arresterà. L'imperatore. Autorità, paternità, strutture fatte per crollare o no? Come cadono i potenti e gli imperi insieme con loro. Falli sanguinare, lascia che si facciano a pezzi, che marciscano. Beh, dettagli? Allora scegli il possibile futuro che ti interessa e osserva bene. Prova a scoprire un po' di chiarezza nel caos. Ancora tempo. Sii prudente, sii molto prudente.